La mostra si concentra su una fase estremamente interessante del lavoro di questo artista spagnolo, appunto Miró, dal 1956 al 1983, anno in cui viene a mancare. In questo periodo estremamente importante, Miró decide di trasferirsi da Parigi definitivamente nell'isola di Palma de Mallorca. Non è una scelta casuale, la moglie Pilar proviene appunto da questa isola e decide quindi di trasferirsi in questa situazione completamente diversa rispetto a Parigi. Lascia il clima effervescente dal punto di vista creativo, lascia i salotti intellettuali, lascia le frequentazioni artistiche e si trasferisce in quest'isola piena di sole, piena di colore, piena di luce, piena di profumi. E nel 1956, anno di questo trasferimento, decide di commissionare la realizzazione di uno studio a un architetto estremamente importante, nonché anche suo amico, che si chiama Serra. Successivamente, nel 1959, poco distante da casa sua, deciderà di acquistare un altro edificio storico e di adibirlo allo studio. Ecco quindi qui, all'interno di questa nuova situazione, all'interno dell'isola di Palma de Mallorca, inizia un nuovo percorso. La sua produzione artistica comincerà a mutare radicalmente. Ecco, il tentativo di questa mostra, che è intitolata Soli di notte, è di accompagnare un visitatore più o meno curioso, più o meno sensibile, più o meno pauroso, all'interno di questo percorso, dove il lavoro di Miró cambia radicalmente e dove assume dei risultati finali estremamente interessanti che appunto questa mostra svela. Noi alla Fondazione abbiamo due studi di Miró. Uno che è questo studio fatto di Sert e un altro con una vecchia cassa mallorchina che Miró ha comprato nel 1959. A questa casa c'è questa piccola stanza rossa dove Miró si riposava. E abbiamo fatto un'idea e uno sguardo a questa stanza rossa. Era una stanza per riflettere e Miró si sedeva lì e pensava al suo lavoro. In questa stanza a Saint-Nazaire c'è una porta bellissima che si apre a un terrazzo e da questo terrazzo si vede il mare e le colline. Dunque una stanza veramente per riposarsi, per pensare nel suo lavoro e nelle sue cose. A me piacciono moltissimo queste opere in bianco e nero, per me sono veramente meravigliose perché sono così semplici. C'è un altro che è un paesaggio bellissimo in bianco e nero, così sottile, è molto forte ma molto sottile e questa opera anche è veramente meravigliosa. Aveva rapporto con tutti i grandi artisti e anche i fotografi. Qui alla mostra ci sono fotografie di Cartier-Bresson, Brassai e Catalarocca, Hugo Mullas. Un'altra cosa che è molto importante in questa mostra è la possibilità di vedere, di vedere un po' lo spirito, diciamo, possiamo dire lo spirito di Miró attraverso i suoi oggetti. Per Miró gli oggetti erano importantissimi perché erano punti di partenza per un'opera. Tutti questi oggetti parlano di Miró. Questo personaggio, possiamo dire, Miró era un uomo reale che lavorava moltissimo per la creazione.